Con Masetti che è in primo. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Paglia, buongiorno, buon appetito a tutti. Ciao Mimmo, questo buongiorno. Sentito la voce. Questo collegamento va in onda. Si autodistruggerà. No, però dopo 30 secondi no. Alla fine. Oh, chi sta a far tardi? È l'una e mezza, non è l'una. Ho capito. No, però. Capita talvolta. No. Sometimes. No, però Mimmo, siccome c'è gente che rimette orologio. Ho capito. Allora dillo che ore sogno. Sono le 13:31. E 31 secondi. Quindi mi raccomando. Il sole. Sì. E questa è una cosa importante. Siamo tutti a maniche corte. Oh, Mimmo, e ci sono le parole. Ci sono le parole del sindaco Marino. No, il sindaco Di Marino. Lo vedi? No, il sindaco Di Marino. Il sindaco Marino. Questo io. Che conferma la presentazione del nuovo stadio il 26 marzo. E tra l'altro dice: io mi auguro e chiederò a Pallotta in quell'occasione lavori celeri per iniziare la stagione 2016-2017. Già parteciperà a questo stadio. Sì, dicendo. Si metterà lì proprio. Sì, ha chiesto questa cosa. Mi sembra un po' avventata come. Ma dunque, il fatto che lui parteciperà mi sembra che sia un po' la novità del giorno, no? Visto che tra ieri e l'altro ieri c'erano state un sacco di chiacchiere, di indiscrezioni, di notizie, di voci, fate quello che volete voi. Riguardo alla mancata presentazione in Campidoglio se ne erano dette di tutti i colori, adesso ognuno sa la propria verità, no? Ognuno racconta di sapere questo perché gli ha detto quell'altro, perché c'è un amico che gli ha detto così e così, e quindi era arrivato il momento di prendere una posizione certa, perché si era detto non si presenta più in progetto in Campidoglio perché ci sarà la visita di Barack Obama, quindi ci sarebbero dei problemi, una cosa di questo genere, e tanti hanno visto invece dietro questa mancata presentazione in Campidoglio la voglia del sindaco di non impicciarsi più di tanto, e allora lì poi perché il sindaco non si vuole impicciare più di tanto e cose di questo genere. Questo però mi sembra che queste dichiarazioni smentiscano pienamente questo. Ma io sto facendo il riassunto, però. Sì. Ah, ok. No, stavo arrivando poi a trarre una conclusione. Ok. Stavo facendo il riassunto di quello che si era detto negli ultimi due giorni, quindi lo ripeto, c'era chi diceva Marino non vuole metterci la mano, non vuole battezzare questo progetto direttamente in Campidoglio perché è come se poi fosse un suo progetto e lui probabilmente non ci vuole entrare fino a un certo punto. Queste sono tutte le chiacchiere di ieri e dell'altro ieri. Marino sa che è una cosa che si può fare, non si può fare, cose. Insomma, tutte le chiacchiere che vanno di moda in questa città, che ci sono sempre. Poi se oggi il sindaco ha detto che comunque parteciperà, va bene, quindi mi sembra che sia comunque un atto importante. Io mi continuo a chiedere come mai non sia possibile presentarlo in Campidoglio, perché con un piccolo sforzo secondo me si poteva fare anche quello, però va bene, ci sarà la presentazione. Andremo tutti a vedere quello che sarà il progetto per il nuovo stadio e poi ne parleremo. Io credo che sia più importante la presentazione, la presenza del sindaco che la location, nel senso che poi se la sì, location. Però sai, sì, questo è vero, tu fai un discorso molto. Cioè, se lo presentavano al Campidoglio e non c'era il sindaco, era peggio, secondo me. Certo, però se la presentavi in Campidoglio col sindaco era ancora un'altra cosa. Sì, vedi come la metti. Ma, quindi. Cioè, però se il sindaco dice oggi apertamente la presentazione ci sarò e non solo, vorrei delle cose celeri, cioè non mi sembra proprio una presa di distanza, mi sembra anzi che lui vuole stare proprio dentro. Ma io ho detto una presa di distanza? No, rispetto a quello che. A tutte le chiacchiere che erano state fatte, ho detto semplicemente che visto che il sindaco partecipa, a quel punto poteva presentarlo in Campidoglio, tutto qui. Sì, detto semplicemente questo. Però Mimmo, la premessa che tu hai fatto è giustissima, riportando quello che era successo negli ultimi giorni, è che la mancanza del fatto che non si presentasse in Campidoglio voleva testimoniare in qualche modo, secondo qualcuno, la mancanza di aderenza. Esattamente, riportare questa cosa qua. Le parole del sindaco mi sembrano smentire questo tipo di mancanza di aderenza, perché se dice pure no, io voglio che lo fanno in due anni, mi sembra. Figurate, però non mi fa passare per quello che ha detto. Ho detto che per quanto mi riguarda, per mettere proprio a tacere completamente tutto. Visto che comunque sia ci sarà chi, come ho fatto io adesso, ti dirà, oh vedi, sì, tutto a posto, però intanto col cacchio che hanno presentato in Campidoglio. Allora io ti dico, poi sarebbe stato forse ancora meglio fare una questo genere. Cosa che non c'entra niente sul discorso dello stadio, perché se lo presenta, lo può presentare a Trigoria, lo può presentare all'Auditorium, al Maxi, a Cestato. Conta come lo fanno, tu dici. Quello non interessa. No, vabbè, siccome questa è una città in cui poi si vive anche di queste cose, no? Si vive molto anche di dietrologia, di chiacchiere, di gossip, di pettegolezze e tutto qua. Nel momento in cui il sindaco dice ok, ci sto, e dirò a Pallotta, guarda, sbrigate caro Jim, perché tempo 2 è,
io ti dico, proprio per mettere a tacere tutto, poi indipendentemente dal fatto che se fa o non si fa, fallo un capitolio, punto, fine dell'argomento, tutto qua. Però ecco, se la dietrologia, fai bene secondo me a usare questo termine, perché poi se la dietrologia la fa chi ha detto che bello la presentazione del plastico a Trigoria qualche anno fa, allora chi se ne c'è. Sì, però insomma. Poi detto questo, la cosa importante è quando una cavolo di pietra viene posata per la prima volta. Cioè. Infatti il punto vero poi sarà quello, no? Cioè io posso presentare qualsiasi progetto bellissimo, poi in realtà quello che conta realmente, credo che ne converrete tutti, sarà l'eventuale posa della prima pietra, all'inizio dei lavori e cose di questo genere, perché se fosse vero che, come dicevi tu prima Ale, se fosse vero che basta presentare un progetto per dire che abbiamo lo stadio, vuol dire che siamo rimasti indietro di qualche anno, no? Assolutamente d'accordo con te, appunto, certo che quindi. Se presenti un progetto e dici non si sa chi ci mette i soldi è un conto, se uno presenta il presente e dice ci abbiamo tutte le copertine finanziarie, no, ma tu stai facendo dei paragoni che io non voglio fare. Infatti sto facendo io. No, è giusto che insomma no, specifichi. Sembra che io voglio fare. Però il momento lui sarà la cosa da prima pietra. Sì. Io mi ricordo pure che quando l'altra volta pure erano presenti le istituzioni, che c'era Marrazzo per esempio, c'era pure Alemanno, si sono guardati, sì tutto bello, poi adesso poi vedremo un domani se qualcuno mette i soldi, qui se presenterà qualcuno dice i soldi li metto io, le istituzioni non solo ti dicono siamo d'accordo, siamo a presentazione, ma vogliamo che lo fanno velocemente, quindi non c'è niente che lascia presagire che sta cosa da prima ci sarà, poi dici giustamente stiamo a Roma. Ma io la domanda che ti volevo fare invece, David, che tu dici la società, la Roma ha trovato i soldi eccetera eccetera per poterlo fare indipendentemente da quello che poteva essere il concorso in spese da parte di qualcuno, ma in realtà la domanda che io mi faccio, lo stadio lo fa la Roma o lo fa Pallotta? Perché questo è un po' il punto che va chiarito secondo me, cioè nel senso che i soldi li mette Pallotta o li mette la Roma? Tu mi dici, mi potresti dire, ma guarda che è la stessa cosa, secondo me non è esattamente la stessa cosa. Non solo non è la stessa cosa, ma siccome io sento, girano, visto che si parla delle indiscrezioni, girano delle cifre esorbitanti, perché, perché si parla di 1 miliardo di euro di spesa complessiva, compreso quello che il consorzio, perché a sto punto credo che sarà un consorzio a fare, a realizzare l'opera, comprese le infrastrutture che saranno totalmente a carico di chi fa lo stadio, da quello che so, non soltanto non è coinvolto solo Pallotta, ma sono coinvolti degli sponsor o comunque degli investitori che insomma, io lo so, io mi aspetto per esempio che devi sentire i nomi di Nike, di Disney, insomma brand così internazionali molto importanti, perché se veramente è una cosa che costa 1 miliardo di euro, secondo me manco Pallotta ce l'ha i soldi per fare una cosa. Barack Obama, esattamente, quindi se è vero che si parla di prezzi, cioè di un costo così elevato, Mimmo, io sono d'accordissimo con te, secondo me non lo fa la Roma, la S Roma SPA, non lo fa Gin Pallotta con i soldi suoi, ma lo farà probabilmente Pallotta in un contesto più ampio che vede la partecipazione di più investitori internazionali. Benissimo, ma questo va benissimo. Allora, qual è l'auspicio da parte tua? Da parte tua, nel senso da parte poi di tutti, voglio dire, no? Che nel momento in cui verrà a presentare il progetto, poi hai visto come facevano, no? 3, 2, 1 a Giochi Senza Frontiere. Quale sarà il countdown per la posa della prima pietra in forma, diciamo così, ottimale di tutta la faccenda? Che io credo che, Mimmo, questa sarà, ecco appunto, la prima domanda. Nel senso, cioè, allora, la speranza è quest'estate. Ecco, io Alessandro Paglia, Alessandro Paglia presenta la conferenza stampa, chiedo due cose: chi ci mette i soldi e quando iniziano i lavori. Poi le risposte sono le stesse che ci sono state date qualche anno fa, mi vengono i dubbi che ho avuto qualche anno fa. Qualcosa è... Davide, tu sai che su internet gira di tutto a livello Anche di foto, presunte foto, poi modellini, filmati, cose. Eccetera, eccetera. Quindi, da quello che è stato detto, voglio dire, in maniera molto contorta da qualcuno, dovremmo vedere un qualcosa di straordinariamente inedito, forse. Mimmo, è una cosa, io per quel poco che ho visto. Lo vedi, allora te voglio dire. Allora ce lo sai! Te voglio dire addì. Per quel poco che ho visto sarà una cosa fuori dall'ordine, cioè sarà una cosa proprio, Mimmo, che c'è. Brutto il fatto che tu hai visto il Pagliano, però. Ci cascheranno. Forse Mimmo gliel'ho fatto vedere io. Ce l'ho a casa, pensa. Se tu prendi la frase. No! Non è una
bella frase. Ce l'ho a casa il 26, se fate bravi lo porto alla presentazione. Ma guarda, io posso far pure il cattivo, tanto non è quello che cambia, capisci? Comunque, il presidente Pallotta ha parlato di uno stadio completamente high-tech, si dice così, no? Sì, sì. Esattamente, quindi sono molto curioso, con la speranza di poter fare in tempo a una prima partita. No, Ferretti! Ma che modo è anche questo? Mimmo! No, stavo facendo un attimo te. Sì. Domanda, visto che tu ne hai visti più di me sicuramente. D'estati? De che? D'estati? Sì, d'estati, sì. Sempre d'estati. Se parla, sì. Lui a capo d'estate c'era. Esatto. Mazza, io ho aperto il primo cancello. Mi dici quello in cui tu hai detto però. Minchia. Sia dal punto di vista proprio di stadio, ma anche come organizzazione, per lavorarci anche. Visto. Cioè, ti piacerebbe che lo stadio della Roma ti ricordasse? Guarda, ti dico una cosa, io non so di quelli che ti dice ho girato tutto il mondo, ne ho visti tanti, sì. tanti. Devo dire che l'Old Trafford è uno stadio che qualcosa ti lascia dentro. Che non è brutto, perché... proprio, no. No. Tende a non essere brutto. Assolutamente. A me colpì anche l'Emirates un po'. Come il Santiago Bernabeu, per tutta una serie di... La cosa che ti colpisce del Santiago Bernabeu è che sta in mezzo alla città, sì. È una cosa impensabile, altro che San Siro, che dici sì, comunque San Siro sta. Sì, e diciamo che Madrid un po' ne risente però di questa cosa. Ho capito, però c'è la metropolitana sotto. Attaccato a tre fermate da me. Sì. È incredibile. Stazione Santiago Bernabeu, tu scendi e monti dentro, capito? Insomma, quindi stati, io ho visto tanti bei stati bellissimi durante i mondiali del 2006, certo. In Germania li ho visti veramente di belli. Ti ricordi Amburgo, Mimo, che bello? Amburgo bellissimo. Il Folpa Stadium è bellissimo. Amburgo, ti ho mandato le foto delle paperelle che stavano, sì, dentro. È vero, te lo ricordi? È vero, come no? Me lo ricordo. Erano le paperette. Era il Folpa Stadium era che ci giocavamo? Italia-Ucraina, mi? Due partite. Italia-Repubblica Ceca. La prima sicuro, no, la prima era a Nover, mi sembra. Mi ricordo, io non mi ricordo niente, però insomma. Una a 9, una a Kaiserslautern e due a Hamburgo, io mi ricordo. Mi sa che Italia-Ucraina ci abbiamo giocato. L'Italia... quella dei Totti. Noi mi ricordo quella che Inzaghi gli ha passata a Barone, Mimmo. Allora era la Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca. Barone è ancora stato. Lo sai con chi stavo io a vedere quella partita lì? Con la Novelli. Pensa. Io e la Novelli. Sì, perché doveva venire il Trigagone, ma poi non è potuto più venire, venuto da Novelli. Strano che si era aperto perché ha dimenticato di partire. Sì, praticamente. A proposito di Germania, Gelsenkirchen, Mimmo, ci sei stato? Ci sono stato, sì, pensa che ci stiedi, sì. Tanti e tanti anni fa per una partita della Germania in cui c'era Rodolfo Föller. Ah, sì. Che doveva andare a fare, mi ricordo che era addio alla nazionale, sì. Una cosa del suo genere. Poi però dopo tornò pure per i mondiali del 94, non mi ricordo, insomma. Lui aveva detto addio alla nazionale, poi invece tornò, ma fece una figura, sì. Nel rientro, insomma. Poi non è brutto quello. Gli stadi che ho visto in Sudafrica nel 2010 erano veramente dei bei stadi, sì, Però indipendentemente dal fatto che quello di Cape Town, i giornalisti sono casualmente entrati negli spogliatoi del Paraguay, d'Italia-Paraguay, perché tutte le chiacchiere che si erano dette, no, io vi assicuro, cioè, tutto quello che si diceva, no, come si dice, il controllo, no? Era vero. Non era vero niente. Era verissimo. Cioè, ognuno poteva fare quello. Come gli pareva. Al punto che, vi dico, chiedete a, non so, cioè, avete presente Maurizio Pizzoferrato, chiedete. Sì. Lui improvvisamente, forse pure c'era la dottoressa Scotti, si sono ritrovati camminando, dice, ma lei, se entra qui per la tribuna, stavano dentro lo spogliatoio del Paraguay, siamo lì, i controlli indossano, ecco. Vabbè, detto questo, però gli stadi erano molto belli. Io sono veramente, sarei curioso, pagherei di mio per andare oggi a vedere lo stadio di Nesprit, che sembra un succo di frutta all'ananas, però in realtà ed era, vi ricordate quello che era lo stadio delle giraffe? Sì, lo ricordate? Sì, che c'erano, sì, questi piloni, sì, con, sì, le cose, sì, sì. Ed era meraviglioso, però c'era un piccolo particolare, che stava in pieno deserto a un'ora da una cittadina, e io credo che lì ci sarà la gramigna mo, praticamente. Non lo so, cioè il vostro amico Giuseppe Blatter, che ieri era anche l'onomastico, ma ovviamente mi sono ben guardato da fare il buon San Giuseppe, pure a Seppe Blatter. Però stadi belli ce ne stanno, cioè stanno pure brutti, Sì.
ricordatevi quello che ha detto Rudy Garcia dopo la prima in Italia, ha detto tutto mi sarei aspettato, ma lo stadio di Livorno non c'era neanche il cartellone pubblicitario, lo ricordi? Pensa al 6 aprile quando andrà a Cagliari, a Cagliari abbiamo un bel corpo, eh. Anche se Mimmo una casa al Poetto se la farebbe volentieri, io sì, però a Sant'Elia diciamo che no, ho anche già dato abbastanza nel corso degli anni, perché vi ricordate il pallone quello che si metteva lì, quello a Italia 90, no? Sì, sì. Il grosso pallone bianco, sì. È stato praticamente tolto in tutte le parti del mondo tranne che allo stadio di Udine, che è stato un po' rifatto, è presente Paglia? Come no? Quando entri, no? Però ci sono, sì, gli accrediti, sì. Però è stato rifatto lì a Cagliari, era praticamente dopo 20 e passa anni allo stesso posto lì tranquillo, che non si sapeva perché c'è doveva stare una cosa del genere. Quindi gli stadi, se Roma fa un grande stadio, allora faccio questa domanda, facciamola, e la risposta la facciamo nella pausa, dopo la pausa vai. Nella pausa va benissimo, vai. No, fa la domanda, no. Fa la domanda. Secondo voi verrà tirato su, verrà costruito prima lo stadio della Roma o del Milan? Via, ne parliamo tra poco, dai. Mimo? Yeah. Eccolo, è presente, Senta, qual è allora la risposta? Ma la risposta, io ti dico, Mimmo, che secondo me lo stadio della Roma viene prima, se non altro perché dello stadio del Milan se ne è parlato, si era detto pure che lo presentavano 2 mesi fa. Qualcuno ha detto che era imminente la presentazione. A me sembra che il Milan abbia qualche problema, sì, un po' più per l'ente che pensare una cosa del genere. Lì ci vuole. Ma io ti dico, te la giro io la domanda: secondo te tra 2-3 anni Berlusconi è ancora il proprietario del Milan? Per me no. Beh, adesso forse dipende proprio dallo stadio. No, non lo so, però non fa mai questi discorsi quando c'è di mezzo, diciamo, no, gente Berlusca, ma... no, nel senso, io non lo so manco, no, nel senso, da sta guardando anche 2-3 anni, voglio dire, stiamo tranquilli a ipotizzare così veramente il futuro, dicendo che insomma facendo dei grandi non lo so, forse è vero, ormai lo stadio è una non è più un'urgenza, ma proprio è un obbligo, un'impellenza. Sì. Però ricordiamo una cosa, che il Milan, se non mi ricordo male, correggimi, non c'ha la concessione dello stadio per 99 anni, cioè dalla parte del comune, perché lo stadio di San Siro è del comune. Sì. Comunale, stadio comunale, sì. Giuseppe Meazza. L'Inter lo comprerebbe dal comune e il Milan andrebbe in fiera, cioè sì, in zona fiera. Però loro, se loro restassero così, loro hanno comunque una concessione per non so quanti anni, quindi sì, loro non avrebbero, tra virgolette, l'impellenza, di proprio nel senso, anche perché loro hanno uno stadio che di quelli italiani attuali Mimmo è il più bello, perché comunque è uno stadio, diciamo, per il calcio. Ti posso dire una cosa, lo Juventus Stadium, sebbene sia uno stadio per me piccolino, nel senso, sì, che comunque è uno stadio dove la partita si vede stra bene, dove personalmente si lavora bene, dove insomma non ti manca niente. E San Siro è pochettino un po' più vetusto, diciamo così, però sicuramente la partita si vede bene, si vede bene come fosse a Marazzi, e Marazzi si vede lo stadio dove si vede proprio meglio, in assoluto. Meglio. Se non stai attento a Marazzi ti tirano una pallonata in faccia. Una pallonata, ma stai scherzando. Certo, ci stanno quelli dell'Olimpico, pallonata. No, ci stanno quelli dei case lì dietro che gli spaccano i vetri ogni tanto. Ah, ragazzi, dipende sempre chi gioca, Vi buco squadre, il pallone, Capito, Capito. Che sono belle cose. Ragazzini, vi buco il pallone. Sì, voglio dire una cosa, a capo, dacci il pallone. Senti, ma proprio di questa partitella che c'è, ne parliamo, Mimmo, però visto che ci abbiamo ancora domani e dopo domani. No, volevo dire che è strano sto fatto che fanno arbitrare Cristina Mazzoleni, però. No, adesso non è carino, Mimmo. Ma si può adesso? Boom. No, perché se si può questo, io penso che prima o poi nella partita da Juve gli arbitra direttamente Mogge. E questo un pochettino mi perquaterebbe, diciamo. Che ti farebbe? Mi perquaterebbe. Senti, Mimmo. No, ma come vedete io non sto toccando l'argomento. Anche comunque l'altro, anche Van Persie, bello, sono buoni tutti, però Però sono buoni tutti. Se può dire pure una cosa, se può dire pure una cosa, mi fatto gode sponda, che pure Ryan Giggs non è che gioca male. Ho capito, però posso dire una cosa, sì. Se adesso a te te dovessero dire scegliene uno, tu piaresti sì forse allora. È quello che mi prenderei più di tutti, cioè, ma quello che, cioè, noi pensiamo che sia facilmente avvicinabile, ma insomma
Oddio, pure comunque pure Van Persie non è proprio scarso, scarso. Rooney è appena Van sotto. Persie se, vuole... se Cavani costa 60 e costava 60, quanto costa Van Persie? Beh, però è 83. 83. Ah, ho capito, sì. È vecchio, è vero. No, 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 però, non... però c'ha qualche anno più dei no. Cavani. Quindi vuol dire che non ti prenderesti Van Persie? Va bene, vuoi. No, no, sei no. Nemico dei Van Persie. No, no, quando, esatto. quanto costa? Pensa, io so, se mi dici Van Persie o Rooney. Ho pagato 42, mi sembra. Ami, se tu mi dici o Wayne Rooney o Van Persie, io ti dico. Per Rooney, ma c'è per il dubbio mi viene. No, che rimane a me. Sui due no. Io con Rooney il dubbio ce l'avrei con Cristiano Ronaldo, figurati. No, io Rooney posso soltanto pensare di mettermi in dubbio con Cristiano Ronaldo e Leo Messi. O il padre di Wayne Rooney. O il padre, oppure ti dico io, nonostante tutto, anche se è 81 eccetera eccetera, con Zlatan Ibrahimovic. Pensa che te dico. Pensa, che però, pensa cosa ti arriva poi Mimmo se prendi Ibrahimovic devi cambiare gioco, devi cambiare modulo per 4-3 perché a centratore e poi con Piani c'è un po' giocato. Secondo me con Gervinho non ci si troverebbe no. bene nemmeno con Totti. Ti posso dire una cosa, secondo me se tu metti Ibrahimovic con Gervinho dopo la seconda volta che Gervinho entra dentro la linea palla gli entra tipo karate e gli dà un calcio, lo spezza in due. Secondo me sono brutte cose. No, sei convinto che Gervinho domenica, scusami, sabato gioca David? A me mai convinto. Non lo so. Ieri. Io spero che venga pensa trattato come tutti gli altri. Ecco, questo. Perché? Non è perché che è... No, perché non gioca sempre. Che sia il cocco dell'allenatore. Io spero che venga trattato come quello che pure quando sta male o è stanco, che sta male, comunque ti risolva la partita. Il problema, la fortuna è questa. Sì, sì. Non abbiamo parlato poi del post romodinese. Tu lo vieresti scuffette? Mimmo, diccelo te perché tu sei c'è l'occhio. La parata che fa sul destro a terra Mimmo è bella, vero? No, lui è bravo. Ovviamente essendo 96 c'ha 18 anni, ancora deve compiere. Ma quindi... è talentuoso Mimmo al di là della tecnica. No, è uno che no, ecco, hai detto Benedetto, c'ha una gran tecnica. Che quella però non ti impara nessuno, ti insegni da solo. Hai visto come ho girato? Sì, è stato c'era tutto negrisolo in questo. Quelle cose lì non te ne insegna nessuno, tu ce l'hai dentro. Perché non puoi essere così bravo a fare quei movimenti tecnici a 17 anni, perché vuol dire che quando tu sei nato ti hanno messo una mano in testa e dice tu da grande che farai? E il portiere dice vabbè, tu sai, cominci a portare la posta che la cominci a smessare. No, devi fare il portiere in mezzo ai pali, capito? E lui ha dimostrato in queste poche partite di essere un portiere che ha sicuramente della grande tecnica. Poi mi sembra uno freddo, mi sembra uno che va giù bene, tecnicamente uno che va a terra non si accomoda, diciamo, va giù bene. Però insomma è uno che c'ha sempre 18 anni, anche l'altra sera qualcosina. Sì, primo tempo fa un errore. Non mi è piaciuto in alcune cose, però è un ragazzo di talento. Io ripeto, De Santis è un portiere affidabile, tutto quanto. Se la Roma, come tutti speriamo, l'anno prossimo farà la Champions, servirà un altro portiere, almeno ai livelli di De Santis, almeno. Perché tu devi stare tranquillo, purtroppo la Champions è così, Cioè, avete visto ieri sera, c'è stato un portiere che si chiama De Gea, che è 90, che lo conosciamo da una vita. Come no? Che comunque ha fatto tanto, perché tu vai a vedere il risultato, dici il Manchester United ha battuto l'Olimpico 3-0. Ha fatto una doppia parata, che era sull'1-0? O sul... Credo di yes, adesso non mi ricordo, non vorrei farti sbagliare, però ha fatto una doppia parata che lì si salva, perché poi nel computo della doppia partita, no? Cioè quindi il computo del gol complessivo, prendere un gol in casa sarebbe stato un disastro. E lui l'ha proprio tirata giù la saracinesca. Sì. Quindi come vedi quanto può contare un portiere bravo. La Roma un portiere bravo ce l'ha, però c'è bisogno di un altro portiere. Io mi direi Wayne Rooney, penso. Ma importa, ma ti ho visto una volta. Guarda, è forte, è pure un po'. Una parata. Wayne è forte. Ferretti, noi ci sentiamo domani. È sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo.